Non abbiate paura della confessione, perché il sacerdote la riceve con amore e con tenerezza e in nome di Dio perdona. L'ho detto Papa Francesco questa mattina nel corso della catechesi dell'udienza generale, alla presenza di più di 20.000 fedeli, nella quale ha proseguito la riflessione sui sacramenti, soffermandosi su quello della penitenza e riconciliazione. Dopo aver sottolineato che il perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci noi, non è frutto dei nostri sforzi, ma è dono dello Spirito Santo, e che non basta chiedere perdono al Signore nella propria mente e nel proprio cuore, il Pontefice ha spiegato che è necessario confessare i propri peccati al Ministro della Chiesa. Il sacerdote infatti non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la comunità, che si riconosce nella fragilità di ogni suo membro, che ascolta commossa il suo pentimento e che si riconcilia con lui. E se in noi c'è vergogna, questa fa bene, perché ci fa più umili. Anche dal punto di vista umano, per sfogarsi, è buono parlare col fratello e dire al sacerdote queste cose che sono tanto pesanti nel mio cuore, e uno sente che si sfoga davanti a Dio, con la Chiesa, col fratello. Ma non avere paura della confessione. Uno, quando è nella coda per confessarsi, ma sente tutte queste cose, anche la vergogna, ma poi quando finisce la confessione esce libero. È grande, bello, perdonato, bianco, felice. E questo è il bello della confessione. E se è passato tanto tempo dall'ultima confessione, ha concluso Papa Francesco, non perdere un giorno di più, vai avanti, che il sacerdote sarà buono e Gesù è più buono dei preti e ti riceve. Ogni volta che ci confessiamo, Dio ci abbraccia e fa festa. A voce alta, eh?